Due giornate all'insegna dello sport e della prevenzione sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma anche della salute. Nasce con questi propositi la prima edizione della Pesgara per la legalità, iniziativa podistica del fine settimana promossa dalla Prefettura in sinergia con le forze dell'ordine e le forze armate. Da sabato 22 ottobre a Piazza Salotto sarà allestito il villaggio della prevenzione, dove diverse associazioni onlus ed equip mediche garantiranno ai cittadini esami, visite, test e consulenze assolutamente gratuite. Domenica 23 si svolgerà invece la corsa agonistica FIDAL di 10 km e quella amatoriale, sempre sullo stesso percorso, riservata agli iscritti a enti di promozione sportiva. Per le famiglie, infine, ci sarà la possibilità di partecipare alla passeggiata di 2 km. Ad organizzare il tutto la SD Passologico in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune. Annunciata la presenza dell'ex campione della velocità Stefano Tilli. Sull'iniziativa sentiamo il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il professor Marco Lombardo, coordinatore regionale della LILT Abruzzo, a cui verrà devoluto parte del ricavato. Sì, prevenzione è fondamentale, ringrazio le associazioni che hanno collaborato. La peculiarità di questa iniziativa è di mettere in campo diverse tematiche, quella della legalità, come dicevamo poc'anzi, della vicinanza ai cittadini e istituzioni, e anche quella della prevenzione dal punto di vista della salute. Legalità è innanzitutto un patrimonio di tutti i cittadini, quindi le istituzioni sono al servizio dei cittadini e la legalità si costruisce partendo dall'apporto di ognuno di noi. Cade questo evento in un mese importante per la Lega Italiana Tumori, in quanto ci troviamo nel centenario della Lega Italiana Tumori. Quest'anno finiremo a dicembre con le manifestazioni, questa la possiamo considerare una delle manifestazioni, ed in più abbiamo il mese della prevenzione senologica, il nastro rosa. Per questo motivo abbiamo avuto l'incarico di coordinare un po' tutte le attività del villaggio di prevenzione che si terrà a Piazza Salotto, e coordineremo quindi anche delle attività ambulatoriali, perché faremo delle visite gratuite a Piazza Salotto e prenoteremo quelle che non possiamo svolgere in questi giorni.